Ciao, sono Gianmarco e mi avete visto in qualche video precedente dove faccio Strongman e oggi vi racconto un po' del mio percorso da quando ero bambino a quando poi sono diventato un atleta strong. E io ho iniziato a fare palestra a 15 anni e a 15 anni ero già alto più o meno come ora 1,86 m e pesavo 65 kg all'incirca. E adesso peso 95 kg. Sono arrivato comunque anche a pesare 101 nei periodi di massa lo scorso anno. Attualmente ho partecipato al campionato italiano 2018 di Strongman. È 8 anni che gareggio, 7-8 anni. Ho iniziato all'età di 18 anni con le gare e adesso ne ho 25. Gareggio e non ho mai preso delle pause, ho sempre gareggiato. Attualmente la mattina lavoro al mercato con mio padre, che ha un'azienda agricola che produce frutta e verdura, quindi si va nei mercati a vendere. Mentre nel pomeriggio, da poco più di un mese, ho aperto insieme a dei miei amici una palestra. Facciamo varie attività, tra cui anche lo strongman e altre cose comunque più tendenti al corpo libero rispetto che al bodybuilding. Vi racconto un po' la mia storia, da quando ero bambino ad oggi. Ho sempre avuto tante passioni, però per lo sport sono sempre stato negato. Cioè, sono sempre stato preso in giro da bambino dagli altri bambini perché non ero molto coordinato e di conseguenza poi neanche mi impegnavo perché venivo preso in giro, capito? Di corporatura, sin dall'età dell'asilo, sono sempre stato il più alto della classe, sia all'elementare, all'asilo, alle scuole medie, sono sempre stato il più alto. Sono sempre cresciuto più velocemente, in altezza, però da piccolo ho sempre mangiato poco. E quindi sono sempre stato uno fra i più magri. Quando avevo 15 anni ero molto alto, ma poco muscoloso perché sport ne avevo fatto sempre poco e niente, e di conseguenza ero anche un pochino gobbo e non ero al top, ecco. Dai 6 anni in poi ero proprio fissato per i Pokémon, che era il periodo che c'era il boom. Ho comprato il Game Boy e ero un nerd proprio del Game Boy Color, cioè non ci dormivo dietro a queste cose. E poi negli anni uscirono tipo le Yu-Gi-Oh! E io sono stato tutto il periodo delle medie rinchiuso con dei miei amici a giocare con le Yu-Gi-Oh! Ho giocato anche alla PlayStation, quindi mi ritrovavo anche a giocare alla PlayStation 6, 7, 8 ore al giorno. Neanche andavo tanto bene a scuola nel periodo de delle medie. Arrivai in prima superiore che sono bocciato. E da lì ho smesso di giocare ai videogames. Ho iniziato ad impegnarmi un pochino di più con la scuola. Ho iniziato a fare palestra perché comunque in quel periodo spesso venivo tipo bullizzato dai miei compagni perché comunque nonostante non avevo un bel fisico perché ero alto e magro, ero un bel bimbo e tipo piacevo a qualche ragazzina coetanea nostra. E io sono cresciuto in campagna. Diciamo, sono cresciuto con la mia nonna e ho iniziato le scuole medie in un posto dove c'erano tutti i ragazzini che facevano gruppo, che giocavano a calcio tutti insieme. Ma ero quello che veniva dalla campagna e venivo visto come il coglione, no? Ero spesso vittima di atti di bullismo anche perché erano un po' invidiosi di me perché piacevo a qualche ragazzina. E un giorno mi ricordo sono stato picchiato da un bimbo perché volevo chiedere di uscire ad una mia coetanea, e lui geloso venne lì, mi picchiò, e questo era un ragazzo che comunque faceva sport per avere 14-15 anni, aveva un bel fisico, e io non sapevo come difendermi, stetti zitto e me le feci dare. Quel giorno lì mi si è innescata una cosa nel cervello che io, per essere al pari di lui, dovevo allenarmi, e mi ricordo quel giorno lì arrivai a casa e ho iniziato tipo a fare le flessioni. Io sono stato tipo per un anno a fare flessioni ogni giorno, facevo un'ora di flessioni ogni giorno. Che sì, dal punto di vista psicologico mi faceva bene, però dal punto di vista fisico non è che mi ha fatto molto bene. Ero anche tendenzialmente un po' curvo di schiena, perché essendo molto magro non avevo neanche muscoli sulla schiena. Ho sviluppato un po' i muscoli del petto e il petto, se non viene allenato adeguatamente insieme al dorso, tende a chiuderti. E io ero diventato ancora più gobbo. Cioè, la mia mamma era un po' preoccupata perché ero un po' gobbo e quindi
mi ha iscritto in una palestra per fare ginnastica posturale, insieme a delle persone di 60-70 anni. Io ne avevo 15 e questa cosa non mi piaceva per niente. Poi ho scoperto che all'interno della stessa palestra c'era un piano sotterraneo dove c'era una piccola sala pesi, che quella sala pesi lì non aveva neanche l'istruttore, e quando la mia mamma mi accompagnava, io prendevo di nascosto e andavo a fare i pesi. Però a quell'età non è che me ne intendevo molto. E non essendoci un istruttore, mi allenavo un po' a caso. Poi, quando arrivavo a casa, andavo sempre su internet a vedere i metodi di allenamento che venivano utilizzati in America, in Inghilterra, e piano piano negli anni mi sono appassionato. Inizialmente mi allenavo perché dovevo farlo, perché mi ero messo in testa l'obiettivo di mettere un po' di muscolo e quindi dovevo farlo, ma non è che mi divertiva. Poi dopo qualche mese è diventata proprio una passione, mi era proprio presa la fissa, io se non andavo in palestra stavo male. E questa, diciamo, è una passione che mi è rimasta fino ad oggi. Non è che mi andava molto bene la connessione a casa, allora mi fissai ogni mese a comprare la rivista Muscle & Fitness. E lì comunque vedevo tutti quelli americani che si allenavano. Tutti nel proprio allenamento facevano esercizi multiarticolari come lo stacco da terra, la push press, il rematore, lo squat, esercizi che poi nelle palestre che ho frequentato, perché non sono rimasto in quella palestra, poi successivamente ho cambiato palestra, ne ho cambiate due o tre. Comunque ogni istruttore a cui mi rivolgevo, io gli dicevo: guarda, potresti insegnarmi lo stacco, potresti insegnarmi lo squat. E tutti mi dicevano: no, guarda, quegli esercizi è meglio che non li fai perché sono esercizi dannosi per la tua salute, potresti farti male. In realtà non è affatto così. In realtà è che loro non erano in grado di insegnarmeli e di conseguenza questa era una scusa per non farmeli fare. Poi un bel giorno, quando avevo 18 anni, ho scoperto una palestra dove facevano solo allenamenti col bilanciere senza nessun tipo di macchinario, ero riuscito a trovare la palestra che faceva per me. Io mi iscrissi in questa palestra nel mese di settembre. Io fino a quel momento avevo frequentato solo palestre fitness e mi ero allenato principalmente solo con i macchinari. Praticamente, che cosa è successo? Quando io poi ho scoperto questa palestra, dove ho iniziato poi ad allenarmi, facevano solo questi esercizi col bilanciere, di cui la panca, lo stacco, lo squat, militari, cioè quelli che faccio sempre oggi principalmente. E in questa palestra c'era dei ragazzi che facevano le gare di powerlifting. Allora mi ero iscritto a settembre, a febbraio ho fatto la mia prima gara di stacco e andai a Trento a una gara in FPL di powerlifting e ho fatto 185 kg di stacco sumo e avevo un peso all'incirca di 80 kg. È nato il campionato di Strongman Italia, che lo Strongman prima d'ora in Italia non esisteva. Quindi andai a fare la mia prima gara, però questa gara di Strongman l'ho fatta in precedenza a quella di powerlifting, pesavo 74 kg la mia prima gara, c'erano atleti che venivano da tutta Italia. E la categoria di peso era la meno 96. E io quindi mi sono ritrovato a gareggiare con atleti molto più pesanti di me, perché io ero 74 kg, non riempivo appieno la mia categoria. E è successo che sono arrivato ultimo. E questa cosa, diciamo, dentro di me non, cioè, non è che mi ha scoraggiato. Non è che sono arrivato primo, ok, sono arrivato ultimo, però intanto sono riuscito a spostare un camion di 7 tonnellate e mezzo e io peso 75 kg. Cioè, questa cosa mi ha dato un po' di sicurezza. Ho detto, magari nel tempo riuscirò a fare di meglio. Il mio primo anno di gare, io ogni gara ho fatto l'ultimo posto, quell'anno lì, sempre ultimo. Però questa cosa dentro di me mi piaceva perché ogni volta che perdevo, arrivavo a casa, imparavo qualcosa di nuovo. Imparavo una tecnica migliore, vedevo gli altri più forti come facevano e piano piano cercavo di maturare sotto questo aspetto. Ho iniziato a fare allenamenti più specializzati su questa disciplina. Poi, diciamo, all'interno della palestra che frequentavo si è creato un gruppo di 3-4 ragazzi che si faceva le gare tutti insieme e quindi ci si ritrovava ad allenarsi insieme con questi nuovi esercizi, esercizi da strongman, che in italiano non c'era nessuna guida e nessun video su internet dove ti spiegavano la tecnica. Piano piano da soli ci siamo arrangiati ad imparare le tecniche. Poi, comunque, negli anni è successo che abbiamo fatto gare all'estero, abbiamo avuto come ospiti atleti strongman che provenivano dall'estero e piano piano abbiamo imparato tutti i trucchetti necessari per poter fare
una tecnica corretta. Io sono stato uno fra i primi atleti ad intraprendere lo strongman quando è nata la federazione e tutt'oggi, a distanza di 8 anni, non ho mai smesso di gareggiare. A livello di esperienza in questo campo ne ho molta, specialmente sulla tecnica. Come persona non sono molto forte, ok? Negli anni ho maturato la forza, però devo ringraziare il fatto che ho sempre cercato di migliorarmi tecnicamente, perché se non mi miglioravo tecnicamente non sarei mai potuto riuscire a fare quello che ho fatto oggi, aver vinto certe gare. Allora, io fino allo scorso anno, fino al 2017, ho gareggiato nella categoria con un peso corporeo inferiore a 90 kg e mi sono ritrovato a gareggiare pesando sempre 90 kg al limite del peso. Tant'è vero che nell'ultimo anno ero sempre a dieta per rientrare in categoria perché non ci rientravo più, che fuori gara ero sempre 93-94 kg. Quindi quest'anno nel 2018 ho deciso di iscrivermi nella categoria di peso superiore, gareggiando contro atleti di 105 kg. Questa cosa per me non è stata vantaggiosa perché gareggiavo con atleti molto più muscolosi di me e in gara avevo dei pesi da sollevare molto più alti. Come obiettivo ho nel tempo di cercare di aumentare comunque la mia massa muscolare e la mia forza per riempire questa nuova categoria. Non dico di arrivare a pesare 105 kg tirato, ma come obiettivo per il prossimo anno ho quello di arrivare sui 98 kg, comunque con una bassa percentuale di massa grassa. Un mito che vorrei sfatare: per essere forte bisogna essere anche grassi. Allora, questo non è vero. Gli strongman, quelli che vediamo in televisione, quelli che pesano 200 kg, loro, ok, sono molto grassi, ma sono anche molto muscolosi. Non hanno una categoria con dei limiti di peso. Mangiano un casino e cercano di pesare il più possibile, cercando di mettere più muscolo e più forza possibile. Quando gareggi in una categoria, come io ho gareggiato fino all'anno scorso nella 90 kg, sei sempre costretto a stare a dieta. Cerchi di mantenere più massa muscolare possibile e togliere quella grassa, perché comunque per sollevare i pesi non è che ci vuole il grasso, è il muscolo che ti fa sollevare il peso, è la forza che sta nei muscoli. Tutti quelli che pensano che per fare questo sport bisogna diventare anche molto grassi, questa è una cavolata. Per chi vuole intraprendere questa strada da strongman come ho intrapreso io, vi consiglio di trovare una palestra che sia ben attrezzata, che abbia comunque dei bilancieri olimpionici, dei dischi non fitness ma dei dischi bumpers, e di svolgere principalmente gli esercizi multiarticolari come quelli che faccio io: panca, stacchi, squat, esercizi di press sopra la testa, rematore e good morning, tutti esercizi multiarticolari, perché gli esercizi di isolamento nel nostro sport servono a poco e niente. E per poter imparare questi esercizi è necessario comunque essere seguiti da un buon preparatore, perché magari guardando i tutorial così si può capire tante cose, però c'è sempre bisogno di qualcuno che vi dia un occhio. Anche io stesso, quando mi alleno, spesso mi faccio dei video a fine serie, me lo riguardo e cerco di controllare la tecnica, perché quando uno è convinto di fare l'esercizio bene, se poi si riguarda si accorge magari di aver fatto qualche errore. Ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video e spero di aver chiarito tanti dubbi su questa disciplina, e se siete interessati seguitemi, che piano piano cerco di darvi più informazioni possibili. Mettete like al video, se avete bisogno di qualche chiarimento potete commentare. Avevo comunque intenzione di fare un video sfida, se siete interessati e volete vedere questo video scrivete nei commenti hashtag sfida. Non vi dico chi sarà lo sfidante. Se volete vedere il video, scrivete sotto. Vi aspetto, forza Team Commando. Questo mese abbiamo una grande offerta per voi che acquistate su Prozis con il codice sconto COMMANDO10. Oltre ai classici premi e agli sconti con l'acquisto del nostro codice, avete ogni giorno in palio uno di questi premi. Abbiamo la PlayStation 4, abbiamo il Home Mini Google, abbiamo il Galaxy S9 Plus, il Note 9 della Galaxy, abbiamo questo qui che non mi ricordo come si chiama, Google Home, poi abbiamo il Galaxy Watch,
le t-shirt e la felpa di Progis e altri snack della Progis, il questo qui, e poi abbiamo anche questo mega televisore. Dovete mandare lo screen all'email teamcommandoeventi@gmail.com. E abbiamo anche la sedia di Progis fra i premi in omaggio.